La festa dell'Epifania conclude il ricco programma di Buone Feste Cosentine, la manifestazione promossa dall'amministrazione comunale, che ha offerto per quasi un mese un nutrito numero di eventi che hanno accompagnato le festività non solo dei cosentini, ma di quanti hanno trascorso le vacanze natalizie a Cosenza. Quest'anno una particolare attenzione è stata dedicata ai più piccoli, che rappresentano il futuro e la speranza della città Abruzia. Quest'anno abbiamo voluto dedicare le buone feste cosentine ai bambini. Siamo partiti con un'iniziativa insieme al prefetto, insieme agli uffici della prefettura su Piazza Bilotti, con i bambini che hanno immaginato la loro città ideale, più di 1.000 disegni in Piazza Bilotti. Abbiamo poi fatto tante altre iniziative in Piazza dei Bruzzi. Noi siamo molto attenti sempre alle esigenze, alle aspettative, e anche alla collaborazione con i bambini che risultano sempre i nostri migliori alleati. Io sono contento di incontrarli in questo giorno particolare, fra l'altro ho voluto incontrare quelli che magari hanno un momento di sofferenza anche temporanea, poi i bambini fortunatamente dimenticano subito e vanno avanti così come dovremmo fare tutti noi, diciamo, e pensare al meglio per il nostro futuro. Cosenza, tra lo scintillio delle bellissime luminarie, regalerà un'altra giornata di festa con concerti sull'isola pedonale e la rappresentazione di due presepi viventi, il primo nel centro storico e l'altro nella frazione di Donnici.